sconvolti, tutti sconvolti. Cioè, parole ora non servono a niente. Ragazzo umile, la sua umiltà era la cosa, insomma, che mi ha colpito di più. Poi io ho vissuto con lui 6 mesi anche a Pizzighettone, abbiamo giocato insieme, ho fatto tutte le giovanili del Milan e grosso dispiacere. Sì, no, ti ripeto, io insomma sono cresciuto con lui al Milan, era un ragazzo sempre solare, sorridente, sempre a disposizione e tuttora mi sentivo con lui, anche mio padre con la sua famiglia c'era un bel rapporto, si sentivano spesso, insomma la sua umiltà era una cosa, insomma, che l'ha portato anche lontano e a calcare il grande calcio. Dove eravate quando la notizia vi ha raggiunto della morte di... In hotel in ritiro. Immagino l'incredulità sia stato il primo sentimento. All'inizio non riesci neanche a capire, non riesci neanche a immedesimarti nella situazione, poi insomma ne parlano tutti, apri il telegiornale, vedi insomma le sue foto e insomma tutti che ne parlano, quindi ti rendi conto veramente di cosa è successo. Giusto fermare il campionato? Sì. Assolutamente. No, lui non. Abbiamo trascorso quando eravamo ragazzini, insomma, ci divertivamo sempre. Poi ti ripeto, in Serie C abbiamo passato 6 mesi insieme in casa, condividevamo la casa insieme, insomma, erano tante le risate, il divertimento. Veramente c'è tanto dispiacere. Sono veramente sconvolto. Sì, no, lui insomma si vedeva già da piccolo che era forte, che aveva le qualità giuste per sfondare, insomma si vedeva già dall'inizio, infatti ha meritato quello che ha fatto nel calcio, è diventato anche capitano della Fiorentina, insomma c'è sempre stato un motivo. Speri di poterci essere per l'ultimo saluto? Sì, io insomma adesso ho già chiesto anche alla società se è possibile, sarò lì al funerale e vedremo.